sono uno stupido. No, Leo, però non dire così, ma... Sono un idiota! No, non c'è bisogno di trattarsi male, Leo. Non capite? Le ali. Le ali. Le ali, le ali! Che vuoi fare? Metterò le ali di uomini! L'idea nasce da Lorenzo Terranera e Alberto Nucci Angeli, che sono rispettivamente lo scenografo e l'autore del testo, insieme a Luisa Mattia. La mia collaborazione nasce proprio da un trascorso di esperienze comuni e mi hanno proposto di fare la regia di questo spettacolo e l'ho sposata subito. Ho subito capito che era un'operazione che non era essenzialmente uno spettacolo per bambini, era uno spettacolo fruibile per quelle, insomma, per bambini di tutte le età, ma uno spettacolo che poteva arrivare assolutamente anche agli adulti. Noi cercheremo di mantenere sempre la nostra testa curiosa, disponibile a imparare le cose e a tentare di inventarne di nuove. L'idea dello spettacolo nasce 2 anni fa e noi pensavamo di farne un film d'animazione in stop motion. E poi un anno fa, proprio esattamente un anno fa, la proposta del Teatro di Roma di portarlo in scena e quindi da lì è ricominciata un po' tutta quanta la trafila. Abbiamo riniziato, ci si è rimesso mano, insomma, anche perché prima erano pupazzi, adesso sono attori. Lo spettacolo è patrocinato dall'UNICEF e insieme a tutta la progettazione dello spettacolo sono nati tutta una serie di laboratori per bambini nelle scuole, seguiti appunto da Lorenzo Terranera, dove centinaia di bambini hanno avuto come mission quella di disegnare un'ipotetica invenzione di Leonardo, cioè ognuno era libero di inventare una cosa. Quindi hanno così inventato delle macchine che non esistono chiaramente, dei meccanismi per aiutare i bambini in difficoltà.